Presidente, è un importante centro di eccellenza che si aggiunge come un tassello alla ripresa del territorio. Allora, questa è una cosa molto importante. È importante perché noi un pronto soccorso pediatrico di questa levatura non l'avevamo prima come nell'Ospedale dell'Aquila, ma credo che nemmeno in Abruzzo. E quindi è una donazione molto importante, noi li ringraziamo moltissimo. E riteniamo che questo si inserisca poi in quel percorso di risanamento della sanità abruzzese, il nuovo modello sanità abruzzese che ormai sta emergendo con tutta la sua chiarezza, tant'è vero che insomma abbiamo più volte avuto l'apprezzamento del tavolo di monitoraggio del Ministero dell'Economia, che ritiene, anche del Ministero Fazio, che quello che si sta facendo in Abruzzo è anche per certi versi un modello quando si parla in termini di risanamento. Quindi l'ospedale dell'Aquila si è sicuramente rafforzato rispetto a quella che era la condizione del 6 aprile, preesistente al 6 aprile, perché oltre a questo pronto soccorso pediatrico abbiamo ripristinato la rianimazione in metodi con metodi ovviamente migliori, aumentando anche il numero delle sale. Abbiamo delle strutture operatorie che sono state valutate, e non da me, ma anche in via informale, non in via pubblica, da parte di importanti del ministro Fazio e dei suoi tecnici, una delle strutture delle sale operatorie oggi migliori in Italia. C'è un pronto soccorso per la traumatologia di tipo ortopedico che prima non c'era, c'è un pronto soccorso generale che è stato rimesso nella sua funzionalità, però rispetto alla situazione del 6 aprile queste sono cose in più o comunque di migliore qualità. Quindi io credo che si stia facendo bene e d'altra parte l'apprezzamento è unanime su quello che si sta facendo per la sanità. Il ministro Fazio ha dichiarato qualche giorno fa, in un'occasione dove non era qui in Abruzzo, ha dichiarato che era impressionato, ho usato proprio questo termine, per quello che si sta facendo per la ricostruzione aquilana in termini soprattutto di sanità, nel caso specifico lui parlava di sanità, e quindi io sono contento che qualcosa vada bene e spero che possa essere apprezzata. Poi lo stavo dicendo prima in intervista, noi abbiamo fatto tanto, non abbiamo fatto tutto, ma abbiamo fatto tutto quello che era umanamente possibile fare nel tempo considerato. Se avremo un tempo più lungo, come avremo un tempo più lungo, faremo anche altre cose. E questo soprattutto un gesto di grande solidarietà di Sky e degli abbonati. Guardi, Sky qui devo dire si è, insomma, vede, non è che ha fatto una donazione, ha fatto una donazione con un'altra valenza. Si possono fare donazioni per i beni culturali, si possono fare donazioni per tante cose, si possono fare donazioni per il pronto soccorso pediatrico, che secondo me è una donazione molto significativa, dimostra una grande sensibilità e soprattutto molto 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 utile a una popolazione molto molto vasta. Prima non c'era, oggi c'è, oggi i nostri bambini hanno la possibilità di essere curati meglio.